tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come promesso, vi mostro e quindi testo insieme a voi la gomma siliconica bicomponente SIL 15 che appunto mi ha mandato il sito della Reschimica. E per chi fosse interessato a questa gomma siliconica, vi lascio come sempre il link giù nell'info box del sito. Questa gomma siliconica non è come quella che abbiamo provato l'altra volta, ma è più liquida, cioè è completamente liquida. Invece quell'altra era morbida, se vi ricordate, più solida, e questa qui è il componente A è più grande del componente B, in quanto appunto il rapporto di catalisi è del 5%, quindi se andiamo a prendere 100 grammi di questo componente ne basteranno 5 di questo per far solidificare la gomma siliconica. Quindi per realizzare gli stampi ci occorrerà ovviamente la gomma siliconica, poi ci servirà una base di plastico e di vetro, è indifferente, per poggiare i nostri stampi. Ci servirà come base anche della plastilina praticamente, che io ho comprato dai cinesi per soli 2 euro. Guardate che carina la confezione con l'orologio, ed è questa qui, così. Poi ci serviranno dei capochon, in questo caso io utilizzerò dei cammei per fare appunto gli stampi. Mettiamo qui, poi ci servirà un bicchierino per miscelare il tutto, ovviamente una bilancia per pesare i componenti, un cucchiaio per prendere soprattutto il componente A e per mischiare, e poi, cosa molto importante, ci servirà un rullo per andare a stendere la plastilina. Va bene anche un pennarello, qualsiasi cosa avete di cilindrico. E poi ci serviranno dei contenitori perché, appunto, essendo la gomma siliconica liquida, se non abbiamo dei contenitori la gomma fuoriesce. E quindi io mi sono già fatta questi contenitori con, come vedete, con il contenitore per esempio del formaggio, in questo caso lo stracchino, ma non ci interessa. Sono andata a ritagliare la parte di sopra con un taglierino perché poi andrò appunto a mettere in questo modo, diciamo, ecco, vi faccio vedere un esempio, ecco così, e poi andrò a colare la gomma, e quindi se non abbiamo appunto un recipiente simile la gomma siliconica fuoriesce, e quindi per forza, per una gomma appunto da colata, dobbiamo utilizzare dei contenitori così. Io ho utilizzato anche questi, per esempio, che sono dei cotton fioc, oppure possiamo utilizzare questi qua così. L'importante è sempre mettere magari questo qua, che sono, diciamo, monouso. Possiamo utilizzare anche questo, magari mettendo sempre la plastilina sotto, poi una volta poi tolto lo stampo solidificato andremo a batterlo. Quindi iniziamo subito e vediamo come si realizzano gli stampi con la gomma siliconica SIL 15. Allora, iniziamo subito e prendiamo un po' di pasta e la stendiamo sul piano di lavoro. Allora, adesso facciamo così, così ci rendiamo conto quanto è la dimensione, e posizioniamo i nostri cabochon in questa maniera qui. Quindi mettiamo questo qua. Una volta poggiato il nostro cabochon, premiamo in modo che rimanga fermo, non si sposti, e così facciamo anche con gli altri. Poggiamo il nostro contenitore sopra e imprimiamo anche questo un po', in modo che siamo sicuri, una volta che inseriamo la gomma siliconica, non fuoriuscirà sicuramente dai bordi. Ok, fatto questo, io preparo anche degli altri stampi, così faccio una colata unica. Ok, allora, una volta preparati i contenitori, possiamo andare a miscelare la nostra gomma siliconica. Quindi mettiamo questi da parte per un po' e prendiamo la nostra gomma siliconica, il nostro bicchiere e la nostra bilancia. Quindi prendiamo il nostro bicchiere, io colerò 100 g di componente A e quindi 5 g di questo. Sembra yogurt, non so se rende bene l'idea. Ok, quindi mettiamo 5 g di catalizzatore. Quindi adesso mescoliamo. Quindi, una volta finito di mescolare, riprendiamo i nostri contenitori e coliamo la gomma siliconica all'interno dei contenitori. Mi raccomando, l'importante è coprire almeno di qualche millimetro, magari anche un centimetro,
i nostri cabochon. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, se vediamo qualche bolla la scoppiamo con la cannuccia e poi lasciamo asciugare per 18-24 ore. Allora, eccoci qui dopo 24 ore. Non vi dico il macello che ho fatto per fare questi stampi e soprattutto ho dovuto rifare poi un altro po' di gomma siliconica perché non bastava. E praticamente si vedeva, io vedevo la forma di sopra degli orecchini e dell'altro cabochon di qui, quindi siccome dovevano essere completamente ricoperti ne ho fatta dell'altra. Se ne va tantissima gomma siliconica e poi vabbè, insomma, le considerazioni personali ve le dirò alla fine. Quindi adesso vediamo un po' come sono usciti, spero bene visto che era la prima volta che li facevo, e iniziamo da questo e lo tiriamo fuori. Ho una paura che non avete idea. Togliamo la pastilina e sì, ok, dopo mezz'ora ce l'ho fatto pulire tutta quanta la pastilina, anche se ne è rimasta un po' appiccicata sia qui che nelle mie dita, vabbè, lasciamo stare. E diciamo che la gomma siliconica si è anche un po' inglobata cioè lo stampo si è inglobato proprio nella gomma siliconica, non so per quale arcano motivo, ma adesso vediamo, magari lo ritaglio e quindi magari uscirà anche bene, speriamo. Ragazzi, incrociate le dita per me. Allora, per essere venuto bene, è venuto benissimo, compreso la lucentezza dell'orecchino. Non so se volete notare, la lucentezza è stupenda. Il problema è che forse ho sbagliato io a non imprimere abbastanza l'orecchino nella plastilina, perché la gomma siliconica è strabordata da tutti questi pori e quindi di conseguenza diciamo che non è proprio perfetta tutta quanta la bordatura, diciamo, ecco. Però è un problema mio, o comunque penso che poi con la resina sia abbastanza difficile andare in tutte queste giunture qui per rifarlo, quindi penso che utilizzerò questo stampo solo per questa gemmina di mezzo che è bellissima, e questo vabbè è uscito peggio ancora, però anche questo con la gemmina penso che sia perfetto. Adesso vediamo gli altri stampi, vediamo un po'. Allora, questo era un cabochon così, con tipo un vetrino, ed è uscito veramente stupendo. Guardate com'è venuto bellissimo e lucidissimo, e quindi va benissimo. Questo, che era un altro cabochon così, è venuto anche questo lucido. Poi abbiamo questo, e non so se vedete, c'è praticamente tutta quanta la texture, forse così la vedete, e sarebbe la texture, eccola questa qui, l'ha ripresa fedelmente lo stampo, guardate. Sì, scusate, lo sapete che ho la mia fotocamera, non è il massimo, e questo è il problema con gli orecchini, che la gomma è strabordata. Quindi penso che prima lo debba tagliare. Non potrete capire il macello che ho qua sotto. Vabbè, non vi mostro che è meglio. Quindi togliamo questo. Ok. Questo è questo. Ed è questo, è uscito bene. Poi facciamo questi. Questo spero che sia uscito bene. Sì. È anche lucidissimo, guardate un po', ed è perfetto. Poi abbiamo l'orsacchiotto, che è quello per cui ho dovuto mettere tantissima gomma perché era un po' spesso. Meraviglia,
Bellissimo, guardate. Questo è l'orsacchiotto. Che carino, guardate. È uscito veramente, veramente bene. Poi abbiamo quest'altro cameo. Questo è uscito, anche questo, benissimo. Non capisco perché ci sono queste cose nere, che spero non si prenda la resina quando poi andrò a inserire. E quest'altro, che anche questo devo fare, ecco, devo rifinirlo. Anche questo ci sono delle cose nere. Non so cosa sia, però è uscito anche questo, perfetto. Quindi niente ragazzi, questi sono gli stampi che ho pulito e ho sistemato, che ho fatto con la Silk 15. E qua vedete già la resina perché li sto provando insieme poi agli altri che abbiamo fatto l'altra volta. Quello che vi posso dire io, come a mio parere, insomma, oggettivo, anzi più che oggettivo, soggettivo, è che praticamente gli stampi vengono in maniera precisa e perfetta, solo che come come si può dire, come metodo, ecco, appunto, di utilizzo è più complicato rispetto alla Sealand. Io, per come sono fatta, perché mi piacciono le cose, diciamo, più pratiche, più sbrigative, già il fatto per esempio di utilizzare la resina e di aspettare tipo 12 ore per vederla già fremo. Quindi diciamo che preferisco la Sealand in quanto è più dinamico come prodotto, è più, insomma, facile anche da utilizzare. Questo bisogna colarlo, io per esempio qui ho fatto più colate perché non era abbastanza spesso. E, insomma, bisogna fare, come avete visto, vari passaggi, bisogna aspettare tanto perché si asciughi, non sapendo mai appunto come uscirà. E soprattutto a me è colato tutto di fuori, ho fatto il macello, perché comunque veramente è più difficile da utilizzare. Però ripeto, è un ottimo prodotto, è validissimo per quanto riguarda i dettagli e la qualità, insomma, dello stampo. Quindi niente, io spero che questo video sia stato utile a qualcuno. E io come sempre vi saluto, ci vediamo nel prossimo video in cui penso farò un mega scopriamo le creazioni in resina con tutti questi stampi. Io quindi niente, vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!